carissimi, guardate un po' che meraviglia oggi dove siamo. Siamo al mare, è bello il mare, proprio trasparente, vero Gui? Saluta un po', come dici, buongiorno! Ehi, vieni qua! Ehi, è tutto emozionato! E mi ha sorpreso molto che praticamente ieri siamo arrivati fino a Velletri, pensate, abbiamo detto, boh, noi ogni tanto facciamo così, diciamo, vai, prendiamo la macchina, usciamo e insomma ci porta la macchina così dove arriviamo, ecco. E così siamo arrivati a Velletri. Praticamente siamo passati davanti alla vecchia casa di un nostro amico e lui si è ricordato, cioè è stato bravissimo, ha detto... qui abitava il nostro amico, era la casa vecchia, insomma, bello, mi fa tanto piacere. Questo perché noi solitamente e sempre ci mettiamo giusto la musica, mai diamo il cellulare a Christian in macchina. Ecco gli aerei che passano, non so se si riesce a vedere, c'è un po' di rumore, aspettiamo che passa l'aereo. Io comincio a faticarmi un pochino, guardate un po' il pancino, oggi no, è contento, si muove tantissimo, è diventato grande Noah pesa 1,2 kg, è più grande della norma, mi ha detto il dottore, è un bambinotto, bello, quindi ecco, dicevo, mi ha fatto piacere perché noi di solito a Christian non gli diamo mai il telefono in macchina. Questo perché secondo me è molto importante il fatto che i ragazzi vedano esternamente dalla macchina, cioè riescano a riconoscere i paesaggi, i posti, e imparino un po' a capire dove sono, che cosa c'è, ad avere un po' la nozione, insomma, del posto. Per quanto riguarda la musica, lui si è sempre abituato, se c'è rumore, così, e questa cosa gli ha fatto anche molto bene, considerando il suo autismo e la sua ipersensibilità per quanto riguarda i rumori forti, perché poi crescendo ha iniziato, insomma, ad avere dei problemi a livello di sensibilità uditiva. E però grazie anche, diciamo, al tipo di terapia che abbiamo fatto e alla sua disponibilità, ha imparato, insomma, a gestire le sue paure, si copriva le orecchie, riusciva ugualmente ad addormentarsi, insomma, ha iniziato a capire, ad avere delle strategie, insomma, per affrontare tutte queste cose, quindi è molto molto positivo, devo dire, sì. Ora, visto che siamo al mare, ne approfittiamo per fare magari delle attività, per proporgli, insomma, di fare delle cose a livello sensoriale che lo facciano stare meglio, perché il mare rilassa sempre, anche a noi normotipici, quindi immaginiamo loro, ok? Quindi sapete che è fare un bagno con dei sassolini sotto i piedi, queste cose che massaggiano un po' la pianta del piede, sono cose ottime, sono belle. E quindi proviamo a farlo qui al mare, a camminare, nonostante l'acqua ancora un po' fredda. Nonostante un po' fredda, però adesso ci provo ad invogliarlo, insomma, a metterci i piedi e a sentire un po' di sassolini qua. Si sta bene, sì. Sei felice? Che bello! Senti, proviamo a metterci i piedini, anche se l'acqua è un po' fredda. Christian, ci proviamo a mettere i piedini? No. Come no? Dai, che fa bene la circolazione. Vieni, dai. Prova, vieni. Poco a poco, bravo. Bravissimo. Com'è? È un po' fredda? Com'è l'acqua? Com'è l'acqua? Amore? Sei un po' emozionato?
me? Ehi, sto parlando con te. Sì. Sei emozionato? Sì. Sei senza parole? Guarda un po' che cosa possiamo fare. Guarda, qui ci sono tipo i sassolini. Guarda, è bellissima. Ci mettiamo i piedini? Senti un po', fai così, guarda. Fai così, striscia i piedi. Così senti la sensazione. Hai visto? Ti fa un massaggino ai piedini, ai piedoni. Fa un bel massaggio. Per chi non conosce l'autismo, il loro problema sensoriale racchiude, diciamo, tante cose, come per esempio il fatto di non voler toccare qualcosa di gommoso, il fatto di non voler camminare su qualcosa di ruvido, il fatto di non voler avvicinarsi a qualcosa di peloso, ok? Quindi a livello sensoriale in questo senso, che gli provoca un po' di fastidio, non so come si sentono. Spiegano questa cosa, questa ipersensibilità, e la spiegano come un disagio interno, come se dice: io non ce la posso fare, una cosa che mi provoca ansia, mi fa stare molto male. Quindi noi cerchiamo di rispettare le sue paure, cerchiamo di rispettare i suoi tempi, quindi costringere i ragazzi non è assolutamente, anzi, consigliabile. I bambini vogliono giocare, vogliono stare all'aperto, vogliono fare le loro marachelle, ok? Quindi se li costringiamo a stare sempre seduti a tavolino perché deve fare terapia, questo bambino, un altro aereo, questo bambino che farà? E a un certo punto si sentirà male, perché dice: ma come, mamma, valgo qualcosa? Posso giocare, posso inconsciamente, anche se sembra che loro magari non ne capiscono di queste cose o sono completamente assenti, non è vero. Ieri improvvisamente non stava parlando, niente, ha detto: ecco, questa è la stessa strada per arrivare a casa di... Quindi vuol dire che comunque è stato attento, cioè il fatto che comunque noi gli parliamo, che il fatto che noi insistiamo, anche se li vediamo lontani, insistiamo nel comunicare con loro, ne approfittiamo per parlare, tipo prima per esempio quando stavamo arrivando alla spiaggia abbiamo visto i bagnini e quindi io lì ho approfittato mentre lui era proprio silenzioso, quindi magari non ti chiede niente, non ti dice: mamma, mi dici come funziona questo? Non te lo chiederanno, ok? Ma non significa che non hanno la possibilità, che non vogliono saperlo, ok? Quindi ne ho approfittato per dire: vedi quel signore là tutto vestito di rosso? Ok, è rosso come l'ombrello, ok? Significa che lui di solito sta sotto l'ombrellone. Si chiama bagnino e praticamente è una persona che si butta in acqua se qualcuno ha qualche difficoltà, se qualcuno sembra che sta per affogare, ok? E aiuta anche qualcuno magari se cade in spiaggia, se si fa male, se viene punto da qualcosa. E lui faceva ok, anche se magari non risponde nel modo in cui noi vorremmo, inizia un po' a... Cioè, lui inizia ad immagazzinare tutto quello che diciamo e arriva un momento, così come ieri, arriva un momento in cui fuoriesce, diciamo, questa cosa che è riuscita a captare da noi. Quindi ecco perché è importante fare anche questi monologhi, io li chiamo così, perché alla fine noi ne facciamo, noi genitori di ragazzi come Christian, facciamo tanti, ma tanti di quei monologhi, facciamo domanda e facciamo risposta, ok? Ma è importante che continuiamo a farlo per il loro bene, perché prima o poi questo monologo diventerà un dialogo. Prima o poi noi chiederemo e loro sapranno perché avranno, come dicevo prima, immagazzinato, diciamo, tutta questa serie di informazioni. Poi un'altra cosa che volevo dirvi, che sono molto felice io, Lester, la nonna, il nonno, siamo tutti molto felici, è che mia mamma, siccome abita in un quarto piano
c'è un balconcino, ok? E noi abbiamo sempre avuto il terrore, ecco. Sono sicura che tutti i genitori di ragazzi con condizionati, malati, insomma, che comunque hanno delle difficoltà, hanno sicuramente le nostre stesse paure, quindi riuscite a capire quello che sto per dirvi. Abbiamo sempre avuto il terrore di in genere, insomma, so che i genitori in generale, insomma, perché i figli quando sono piccoli, insomma, sono un po' imprevedibili, ok? Quindi capisco che abbiamo sempre gli occhi un po' così, oddio, che paura, quando si tratta di posti alti, balconi, posti che possono diventare pericolosi, ok, in genere. Quindi, siccome i nonni abitano al quarto piano, abbiamo sempre avuto il terrore, sempre dicevamo 5.000 volte a mia mamma: mi raccomando, fai attenzione. Lei diceva: oh, ma quante volte ve lo devi dire? Ho detto: vabbè, ma sapete, noi genitori ci sentiamo anche più tranquilli quando diciamo le cose nonostante gli altri lo sappiano. Non significa che io reputo mia mamma non all'altezza o insomma, che lo so che lei ha cura di Christian, che ci sta dietro, per carità, però boh, è una cosa nostra, se non lo diciamo sembra che, oddio, fammelo ricordare, va, è meglio. Christian non ha mai chiesto di andare in un balcone, non ha mai avuto, diciamo, la curiosità. Ogni tanto guardava così dal vetro, vedeva gli altri palazzi, così, ma non è mai uscito fuori. Una quindicina di giorni fa, per la prima volta, lui praticamente si trovò così davanti al balcone e disse: ah, che bello, guardate un po' quante case ci sono. Insomma, chiacchierava, abbiamo detto: oddio, ha scoperto il balcone. Ok, allora spieghiamoglielo subito. Usciamo fuori, continuiamo, diciamo, a parlare della sua proposta, no, di comunicazione. Quindi sì, certo, amore, è vero, guarda che belle le case, guarda un po' lì, hai visto quella signora che sta di là, vedi che riesce a vedere la sua cucina, anche quella signora riesce a vedere la nostra cucina, insomma, parlagli un po' del più del meno, vedi gli alberi come si vedono più piccoli, ecco, perché siamo in alto, e così via. Una volta finita la conversazione iniziata da lui, allora subito abbiamo iniziato a dirgli: allora, amore, mi raccomando, in balcone si può venire solo con mamma, papà, nonna e nonno, ok? Quindi mai da solo, devi sempre chiedere. Questo perché non mi sembra giusto dire non puoi venire. Guardate che quando noi diciamo ai nostri figli non puoi fare, noi figli, cioè tutti i figli in generale, facciamo sempre il contrario, assolutamente l'opposto di quello che i nostri genitori ci dicono. Quindi mi raccomando, è un consiglio perché l'ho testato su Christian, l'ho visto su altri ragazzi, insomma, è sicuro che lo fa, anche su me stessa, insomma, mi ricordo mia mamma quando ero più piccola, ma tuttora tante volte magari mia mamma mi dice qualcosa e in noi scatta questa cosa di dire: ma perché no, io ormai sono grande, so decidere da sola, voglio fare, capito? Quindi ecco, mi raccomando, mai dire no, non fare, questo non va bene, ma proponiamo qualcosa di diverso, partendo sempre da una loro proposta. Quindi continuiamo, ampliamo, diciamo, la loro comunicazione, la loro gioia, in questo caso, ad aver scoperto il balcone. Ok, però a un certo punto diciamo: allora, amore, quando vuoi venire basta che ce lo chiedi, da solo no, ok? Da solo no perché è pericoloso, ma quando ce lo chiederai noi usciamo con te in balcone per vedere fuori, ok? Ragazzi, gli abbiamo detto questa cosa ma stavamo proprio in crisi totale, abbiamo detto: oddio, che paura, chissà se lo fa, se non lo fa. Bene, tipo 3 giorni fa stavamo tutti in a tavola, insomma, stavamo mangiando, lui aveva già finito di mangiare e si è alzato, a un certo punto è andato in cucina, da dove si esce poi al balcone, e poi è tornato da noi e ha detto: nonna, mi apri per favore per andare in balcone e mi accompagni? Quindi prima cosa, cioè, stupenda, quando abbiamo sentito mi accompagni,
per andare fuori al balcone, perfetto, perché non ha aperto da solo, non ha fatto da solo, ha ascoltato quello che gli abbiamo detto. Seconda cosa, aspettiamo che passa quest'aereo. Seconda cosa molto bella che ci ha fatto emozionare tutti è stato che Cristian ha detto: vieni perché devo prendere la paletta, perché devo spazzare il riso che è caduto per terra. Lui aveva buttato per terra del riso quando ha mangiato, perché ancora lo fa, che magari vabbè, ha 12 anni, capita pure a noi, quindi, però ci sta facendo più attenzione, perché noi ogni volta insistiamo: Cristian, guarda che sei grande, quando mangi il riso, quando mangi qualcosa, mi raccomando, cioè devi fare attenzione a non buttarlo per terra. Se lo butta per terra, gli abbiamo sempre detto: prendi per favore, senza dire: vedi, adesso devi prendere la paletta, devi pulire, cioè no, in maniera proprio tranquilla: guarda amore, hai buttato un po' di riso per terra, mi fai un favore, aiuti mamma, prendi la paletta e raccogli quello che hai buttato. Poi una volta che lo fai, gli abbiamo sempre detto: grazie, sei bravissimo, mi hai aiutato, vedi, così adesso non devo pulire, pulisco domani. Insomma, abbiamo semplicemente tolto l'eccesso di cibo, insomma quello che c'è per terra, ok? Quindi lui ha messo in pratica questa cosa, è andato a prendere la paletta perché ha detto: ho buttato per terra del cibo, ho sporcato, pulisco, chiedo il permesso per uscire perché la paletta stava fuori. Insomma, guardate quante cose, cioè non potete immaginare quanto siamo stati felici, veramente tanto. Sono quelle piccole cose che per qualcuno può sembrare nulla, per noi è una gigantesca ondata di emozioni, assolutamente sì. Quindi ci tenevo al traereo. Quindi ci tenevo tanto a condividerlo, a condividere queste cose con voi, perché mi fa molto felice, anche per dare molte speranze ai genitori con ragazzi con autismo come Cristian, perché loro hanno tanto da dare, hanno tante possibilità, ok? Dobbiamo essere solo più positivi, dobbiamo sempre avere quella forza di volontà di andare avanti, e vedrete che raggiungerete dei risultati immensi, va bene? Adesso io sto un pochino con Cristian perché l'ho abbandonato in questi minuti, insomma, che sono stata un po' con voi, anche se a lui piace molto stare un po' per i cavoli suoi, osservare la natura, così. Però insomma, facciamo un po' di terapia adesso, va bene? Un bacio grande, buonissima giornata, ciao ragazzi, ciao ciao!